I primi profughi afghani iniziano a lasciare il campo base di Avezzano, allestito per poter ospitare circa 1.300 persone in fuga dal paese medio orientale. Uomini, donne e bambini saranno sistemati negli alberghi di diversi comuni che si sono resi disponibili, tra cui Montorio Alvomano. Montorio è pronta, oggi ne arriveranno 24, siamo nella fase di quarantena, quindi una risposta immediata della macchina organizzativa di Regione Abruzzo e la Protezione Civile. È stata chiesta la disponibilità, hanno ricercato la disponibilità di alcuni territori, noi abbiamo dato la massima disponibilità, lavoriamo in squadra con il Presidente Marsilio, lavoriamo in squadra con la Protezione Civile e poi nella seconda fase, quindi quando, se ho ben capito, entreranno in gioco le prefetture per una fase non più di quarantena ma più strutturata anche rispetto all'emergenza che ci sarà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, Montorio è pronta con tanta tranquillità, tanto entusiasmo, perché a nostro avviso non solo qui c'è il filo conduttore principale che è quello della solidarietà, ma parliamo di persone che negli ultimi 20 anni hanno lavorato a fianco di americani, hanno lavorato a fianco di italiani, di inglesi e di francesi e dall'oggi al domani si sono visti cambiare completamente lo scenario quando gli Stati Uniti hanno chiuso i rubinetti, hanno preso gli aerei e stanno andando via da Kabul. Nelle prossime ore inizierà anche il trasferimento verso altre regioni italiane. In Abruzzo dovrebbero rimanere, nel tentativo di rifarsi una vita, circa 170 afghani, pari allo 0,01% della popolazione attualmente residente nella nostra regione. E mentre ci sarebbe un accordo delle ultime ore tra Turchia, Qatar e talebani per la gestione dell'aeroporto di Kabul, i nuovi padroni del paese dovrebbero permettere le partenze, o almeno così hanno fatto sapere, anche dopo il 31 agosto, data limite per le forze occidentali entro cui abbandonare lo Stato islamico. Secondo una stima del New York Times, sono circa 300.000 gli afghani che hanno collaborato in generale con l'Occidente e da quando gli Stati Uniti hanno deciso di lasciare il paese al buio e all'oscurantismo dei talebani, la maggior parte di loro sarebbe ancora lì. Se il ponte aereo dovesse restare anche a settembre, è quindi probabile che altri profughi arrivino provvisoriamente in Abruzzo. Siamo al lavoro per individuare i comuni disposti ad accoglierli, ha dichiarato il presidente dell'ANCI, D'Alberto. Come comune di Teramo, insieme alla Sole de Santis, oggi incontreremo la prefettura perché abbiamo il sistema SPRAR che è già attivato sul nostro territorio, il cui potenziamento e il cui sviluppo servirà ovviamente anche a organizzare l'accoglienza dei tanti rifugiati, le tante famiglie che abbiamo visto ad Avezzano, in quello che è uno dei centri più grandi d'Italia di accoglienza grazie alla Croce Rossa. Tante famiglie appunto che vivono questo momento come una vera e propria liberazione, tanti i bambini ai quali ovviamente dobbiamo rivolgere la nostra attenzione per costruire loro un futuro diverso. A quanto diffuso dalla ASL di Avezzano sul Mona L'Aquila, nessuno di coloro che sono arrivati è risultato positivo al Covid e finora sono state inoculate ai profughi oltre 470 dosi di vaccino.